Sono invisibili, anzi, meglio ancora, fantasmi, le migliaia di imprese del commercio che, pur non avendo subito limitazioni di orario da maggio ad oggi, hanno sofferto un tracollo delle vendite superiore al 50%. Ieri sera, manifestazione pacifica in strada, Piazza dei Martiri, organizzata da Confcommercio Campania. Vestiti con tuniche bianche armati di cartelli, hanno manifestato imprenditori, commercianti, orafi, esponenti del mondo della moda e della ristorazione. Oggi hanno affermato: "Ci ritroviamo con i magazzini pieni di merce, ormai svalutata, da dover pagare o buttare perché scaduta." Ciò nonostante, né il governo né la regione Campania hanno previsto ancora una qualsiasi forma di sostegno concreta, come promesso nei mesi scorsi. Carla Della Corte, presidente di Confcommercio Napoli, e il direttore generale di Confcommercio Campania, Pasquale Russo, spiegano i perché di questa iniziativa. Sì, la nostra categoria è invisibile. Il governo si è completamente dimenticato di noi. Non ci sono ristori per qualsiasi zona gialla o arancione, e questo è veramente impossibile. Non possiamo sopportare questa ingiustizia, le nostre aziende sono al collasso. A questo punto non è nemmeno più una questione di colore, perché è evidente che sono almeno 3 settimane che, indipendentemente dai provvedimenti di chiusura, c'è stata una pesantissima riduzione dei consumi. Questo riguarda certamente la ristorazione, che evidentemente per effetto delle chiusure alle 18 ha visto più che dimezzare i propri fatturati, ma vale anche per tutte quelle aziende che, anche se non sono state coinvolte nelle limitazioni di orario, hanno comunque subito penalizzazioni dovute a un generale clima di sfiducia dei consumatori che ormai non entrano e non spendono più. In piazza, come detto, tante categorie di commercianti e imprenditori sfiniti dalla crisi. Eccoli ai nostri microfoni. Noi siamo aperti, è come se fossimo chiusi, perché i clienti non ce ne stanno. Noi diciamo che da un punto di vista tecnico, diciamo, lavoriamo con le cerimonie. Le cerimonie non esistono. I Gambrini sono un pochettino lo specchio della città, uno spaccato, perché rappresenta la ristorazione in generale. Come il Gambrinus sta in difficoltà, stanno in difficoltà tutte le categorie commerciali. Quindi fondamentalmente noi chiediamo al governo di ripensarci e di inserire la Campania nella zona arancione.